Dopo il rinvio dello scorso venerdì per l'indisponibilità della città metropolitana di Catania, si è svolta questa mattina la riunione richiesta dalle sigle sindacali e convocata dalla prefettura sulla vicenda Publi Servizi, un confronto urgente per conoscere il futuro della partecipata e dei suoi 400 dipendenti, alla luce del fatto che, spiegano, il contratto di servizio andrà a scadere a fine mese. Nel contempo è passata allo studio la possibilità di liquidare la società esistente per istituirne una nuova o procedere alla fusione con la Catania Multiservizi. Tra i lavoratori, che da oltre 15 giorni sono in stato di agitazione, continua a montare la preoccupazione anche per la totale assenza di governance, considerato che dopo le dimissioni del professor Muscarà i soci non hanno ancora provveduto a nominare il nuovo amministratore unico. La situazione è veramente drammatica in Publi Servizi e non abbiamo neanche il materiale per poter ovviare ai problemi della viabilità, delle strade, degli edifici scolastici, insomma non possiamo fare nulla, è veramente drammatica la cosa, niente, è pessimo, non abbiamo un presidente, siamo così in balia di nessuno in questo momento, quindi sperando che oggi ci sia veramente una risposta, un esito positivo.